Compass, i dati del Way sono un piano per sostituire. Non sento niente. Sì, no, andrà a San Matteo? Sì. Aspetta. No, devo andare nella produzione. Qui, dal buscio. No, è un minchia, no, fanculo, è difficile. Buongiorno a tutti, benvenuti, buongiorno e benvenuti alla live di Check Me, mi consenta. Oggi andremo a streamare Ghost Recon Wildlands, che vuol dire terre selvagge. Andremo nella provincia di Libertad, che è una delle più difficili, ma io con le mie escort riusciremo a battere tutto. Parlerò come Berlusconi per tutta la durata della live. No, assolutamente no. Mi consenta, mi devo trasferire qui. Uno spettatore, che sarò io. Spettatori attuali, uno. Allora, qui abbiamo dei dati importanti da raccogliere. Userò la moto. Prendo la moto. Andate, vi sto alle spalle. Oh cazzo, ho sbagliato strada. Scusate, stavo spostando il telefono. Ora muoio. No. Perché hai fatto questa strada, Riccardo? Non lo so. Dicci, perché l'hai fatto? Non lo so. Perché mi piace l'avventura. Dell'unità, giù, ti vedranno. Bersaglio avvistato. Hanno degli allarmi attivati. Era lui, c'è un'arma, niente più. Non hanno più gli allarmi. Al mortaio. Qui c'è un narco. Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli. Ecco i nostri dati sulle posizioni. Sì, ma sono degli sono inutili, figa, queste ricognizioni dei ribelli, cazzo. Merda. Cecchino su quella torre. Attivo il drone. Ora. Chi vuole rubare un elicottero? Quello è pieno di roba che tornerebbe utile ai ribelli. Ma ce l'hanno questo? Ne ho un altro, sono 5. Serve una traiettoria. Un attimo, vado in posizione. Questi hanno un mortaio. Roger, bersaglio acquisito. Roger, inserimento su posta. Pronto ad andare. Bersaglio perso. Ricevuto, inserimento su posta. Cosa si scoprono indietro? Certo che quello è proprio un coglione, scusami. Bersaglio a terra. Angelo. Era lì. Che bello. Anche lui, Forse sarà un po' mio. Ehi, una medaglia del Santa Blanca. Sarà un bel souvenir. Ma sì, vabbè, sono andati questi. Cioè, dai. A parte che di qua. Ah, ma quelli avevano sparato solo, giustamente. Roger, mi muovo. Oh. Fammi puntare. Mi serve una posizione migliore. Merda, mi serve una buona posizione. Ok, ancora tutto bene. Capito, vado in posizione.
Sei morto, stronzo. Che cosa sto dicendo? Lui. Piano, cammina. Brutta merda. Ok. Qui. Oh. Ma io non volevo marcare le risorse. Con i rifornimenti ci ingrazieremo i ribelli. Oh mamma mia. Sembra un file contenente i percorsi di un carico di sostanze chimiche. Usiamolo per trovare il convoglio e distruggerlo. Vabbè. Tanto poi qua c'è una loro. Dai, Jorge, per favore. Mio padre fa affari con te da tipo a 15 anni. 20 anni. Quando tuo padre, signor Bayardo, ha investito nell'estrazione della via Pigas. 20 anni. E ora mi dici che non puoi venire ad Aguavera per un paio di giorni. Qual è il problema? Possiamo andare. Oye, Carsita, lo sanno tutti cosa succede all'Agua Verde. Il cartello, le feste, le ragazze, la cocaina. Devi capire in che posizione mi trovo. Sono il capo della raffineria Libertad. Devo mantenere le apparenze. Jorge, Jorge, nutrivo grandi speranze per te. Dovevi essere il relatore principale della nostra conferenza sui migliori posti di lavoro in Bolivia. Ti avevo persino prenotato la suite presidenziale al Paraíso Agua Verde, quella che ovviamente ha tutti i benefit del caso, incluso tu sai cosa. Carsita, io non so cosa dire, non credo di poter... Sai cosa? Perché non chiediamo a El Sueño cosa ne pensa? Sono sicuro che ti darà un sacco di motivi molto convincenti per accettare. Aspetta, calma. I ribelli dovranno farne a meno per un po'. Che cazzo? Che è successo? Completamente random. Completamente random. Spiace per loro. Qua ci sono altri dati molto importanti. Credo che questa sia una base dell'Unidad. Esatto. Impossibile da... da espugnare, infatti andremo in questa. Beh, se poi decidono di andare. Sì, tanto alla fine in realtà penso che ci siano dati importanti in tutti, cioè. Non dovrò fare. Che cazzo! Cosa è successo? Niente, sono andato a sbattere contro un. Questa volta sono andato a sbattere. Ho fatto un po' un tunk. Bello perché i ribelli si cagano sotto, io non ho fatto niente. Aspetta. Giù le armi, la gente è già abbastanza tesa di suo. Questa jeep di merda, no? Oh, arriva la bella macchina. Yes. Questa fa schifo. Quell'altra è identica. Tu esci. Beh. Giù le armi. Non lo spaventiamoci. DJ Perico muore. Sono DJ Perico. Imbecille. No. Mamma mia, come guido bene. Libertà. Strano. L'ha appena fatto, stasera lo mangiamo. Buono, se andiamo in tiro solo possiamo farci il tiramisù. Vadi! Ha ceduto. Del gioco. A posto di zucchero. Ecco, lì ci serve per fare qua un attimo quando facciamo una torta. La usiamo per fare i topping. Cioè io non i topping, scusa. Ne vedo uno con i mitra. Vedo un secondo bersaglio. Bersaglio numero 3. Ma che cazzo ce ne frega, entriamo e spacchiamo tutto. C'è un allarme in funzione.
quello è importante. Questo. Oh. Merda. Fuoco. Roger, raggiungo la posizione. Merda, mi serve una buona posizione. A partire sto a compiere, ma il tenente sta scappando. Ho il nemico. Gli stronzi sanno che siamo qui. Silenzio. Nessun bersaglio. Ripeto, nessun bersaglio. Ehi, cazzo, una mina qui. Guarda come scappa, eh. Guarda come scappa, stronzo. Rinforzi nemici in arrivo. Cecchino, adesso. Sono fuoco su questi stronzi. Me li aspetto. È successo un po' un casino. Perché io non ho le granate. Via, vado via. Non posso muovermi. Granata, prendete questa. Loro. Grazie. Vedete, sto arrivando. Sono morti quasi tutti, loro però. Infatti. Ma il fatto che si mettono gli schiavi. Sì, esatto. Senza il figlio di puttana che non era segnato. Riparo, voi non siete neanche stati colpiti. Mi hanno crivellato di colpi e voi siete lì belli belli tranquilli. Figli di puttana. Davanti c'è un po' di gente. Oh, possiamo indagare. Jackpot, sappiamo dove abita il boss del cartello. È il momento di andarlo a trovare. Altri bersagli per voi. Ce ne stiamo andando, ragazzi. Ecco cosa che si fa. Si scappa. Ah, qua c'è un campo di ribelli. Direi che abbiamo finito. Credo. Killer, caso delle streghe. Comunque la registrazione puoi ascoltarla. Sì, sì, no, lo so. Dai, Jorge. Vabbè, ma l'abbiamo ascoltato prima. Ma non era finita. Vabbè, mi dirà che va, che ci andava perché si cagava sotto perché c'era l'AI. No, scusa, il swing.
cerchiamo di queste. Allora, quindi abbiamo finito tutto, non abbiamo più da prendere informazioni. Allora, dobbiamo distruggere un convoglio che è difficile. Andiamo all'aeroporto. Una grande scorta di precursori per la coca nascosta a Libertad. Distruggetela. Andiamo all'aeroporto. Con il Nakahawa. Vabbè, aspetta. Sono curioso, cioè, interessante, ma ce l'ho qua davanti. Di precursori chimici in consegna. Vedo un camion del cartello carico di precursori chimici. Distruggiamolo. Letteralmente devi devo distruggerlo e basta. Ehi, sta per esplodere. Via. Granata, come mierda, culeros. Ecco fatto, un furgone del cartello in meno. Chissà se hanno gradito i fuochi d'artificio. Abbiamo finito qui. Non lo sapevo. Tu giù le armi. Tenete giù le armi, non dobbiamo spaventarli. Ho un bel bersaglio per voi. Una grande scorta di precursori per la coca nascosta a Libertad. Distruggetela. Sospettati da chi? Certo. No, è una sorta di tornare al quarto. Devo riuscire a entrarci. Sì, sono un po' di sono anche un po' di narco, si aspetta. Mettiamo una macchina. Allora. Hanno degli allarmi attivati. Allarmi disattivati. Niente più rinforzi in volo. C'è un sicario armato di cazzo. Dov'è il nemico? Aereo unità di avvicinamento. Giù. Sposto in posizione. La posizione migliore. Controllate i bersagli. Ho il bersaglio. Bersaglio marcato. Capito, vado in posizione. Ai tuoi ordini. Fuoco. Merda. Si era passato un soffio dalla testa. Sa che nei guai. Perché posso sparare in solito? Semplicemente non ha colpito il bersaglio. Ci siete? Aprite il fuoco. Ricevuto. Ci hanno beccato. Silenzio. Andiamo, andiamo. Andiamo di cattiveria. Dai, eh. Trovate le scale. Sanno che siamo qui. Ma va? Aspetta. Tempo di non esca diverso C4 carica innescata. Fatto. Allora direi di fare così. Andiamo via. Senza quei precursori, la produzione di cocaina a Libertad andrà a rilento. Che figa non si spera! A partire da mare con todo! Vamos a enseñarle sem... Vale! Vengono dritti verso di noi. Divertente come dicono tutti questa cosa.
esattamente la stessa cosa. Scusami. Ma come ha fatto vederti là? Perché ci sono questi robi qua. Scegliamo uno di questi e andiamo qua. Va. Ah. Che? Ah. Forse abbiamo le coordinate della residenza del Buccioni. Ispezionate la casa e identificate la stanza. Metto io ai comandi. Andiamo. Abbiamo fatto interfusire. Altri sicari in arrivo. Possono arrivare quanto vuoi, tanto è fatto male. Il problema non sussiste. Sarei che entrare nella raffineria, eh? Carica innescata e in posizione. Cosa? Ah, ma perché? I cattivi reagiscono allo scoppio. Ma va? Il loro tenente fugge. Vabbè, salve. Aprite il fuoco. Roger. Grazie per avermi lasciato il bunker comunque. Molto intelligente. Ah. Cecchino sa dove siamo. Il cecchino ci prende di mira. Non vi prende più, così smettete di rompere. Allora, chissà da dove è che sparano. La casa è qui. C'è il computer. Sì. Si direbbe la casa del boss. Andiamo a dare un'occhiata. Puoi scendere. Mamma mia. Oh, grazie. Bersaglio eliminato. Non c'è nessuno. Ispezionate la casa. Vediamo se c'è qualcosa. Sì, sì, c'è qualcosa. Libero. Voi tutto bene? Per fortuna l'ho visto dall'altra parte. Sono andato in porta, dove siamo? No, infatti, tutto aperto. Ho le coordinate di un istituto di chimica gestito dal cartello. Pare che sia il Buccioni in persona a insegnare agli studenti. Andiamo a vedere. Lo spunto del contattivo le stanno mettendo. Fanno della pizza pattuglia. Sì, sì, pattuglia, pattuglia. Altri nemici in arrivo. Yeah. Elicottero. Cioè, io voglio dire, ora le unità del Santa Blanca non è che si vogliano bene. Cazzo. Ma infatti ogni tanto ci viene scritto un ricambio. No, ok, ma nel senso, cioè, come fanno loro a sapere che io sono io e non sono uno del, comunque del Santa Blanca, che in realtà per quello sto facendo niente, cioè.
cioè quando sono tipo nell'elicottero qua. Cioè, non ha senso. Sono un elicottero, è vero, ma che no, di persona sì, vedi con sull'elicottero. Ho trovato l'istituto. Comunque l'ho trovato l'istituto. Cosa devo fare? Devo distruggere tutto? Secondo me ci devi entrare. Intanto. Qui c'è stato un lancio. Sì, no, no. No, ma quello è una persona alla fine lì. Due sigari, accanto all'edificio. Ho innescato il C4. Ma perché? E sono tre. Sto perdendo tutte le robe che ho, perché lui è a random ogni tanto quando esce dai. Roger, raggiungo la posizione per un edificio. Sembra una specie di scuola. È l'istituto di chimica, la via B-Gas, l'azienda petrolifera locale. Istruiva la gente del posto, sì, okay. E offriva posti di lavoro dopo la laurea. Poi ovviamente è arrivato il cartello ed è cambiato tutto. Vediamo se troviamo il boss lì dentro. Andiamo veloce. Dei civili vicini, controllate i bersagli prima di sparare. Quello era l'edificio? Quello era l'edificio? Giù, ti scopriranno. VIP individuato, sembra il Buchan locale. Prendiamolo e facciamolo parlare. Come cazzo l'ha visto lo stesso? Aereo unità di avvicinamento. È vicino a quel civile. Vedo un altro bersaglio. Cazzo, c'è una posizione. Non vedo nessuno. Date un'occhiata al tetto. Abbiamo sollevato un bersaglio. Occhio. Come si sale? Ci sarà una scala? Sì, sì. Lo sai che in questo posto... Ehi là! Coopere il todo salto pieno. Cari armato di minigun, accanto. Oddio, vi prego, non uccidetemi. Io non so niente, lo giuro, sono solo un assistente. Un assistente di chi? Marcus Jensen. Lui è il capo, ok? Fa tutto lui. Dove lo trovo? Credo debba andare al mercato delle streghe, ma non so quando. Tu chiamalo per un incontro al mercato. Di che è importante. Poi mi farete andare. Solo se sarai convincente. Ehi, sono io. C'è qualcosa che devo farti vedere. Non posso parlartene. Sì, è importante. Ok. Ci incontriamo al mercato delle streghe. In caso tu voglia richiamarlo. Bowman qui, Nomad. Buchan del cartello a Libertad è un cittadino americano di nome Marcus Jensen. Ricevuto, cerco il nome e vediamo cosa esce. Fallo in fretta, stiamo andando a prenderlo ora. Nomad, ti ho appena caricato un video. Dovrebbe contenere informazioni su un boss della zona. Occhi aperti, narco armato di mitra. All'edificio. Scusate il video. Marcus Jensen si è laureato in chimica perché voleva un lavoro sicuro. Buona paga, assicurazione medica, vacanze, contributi. E soprattutto c'era richiesta. Marcus è stato reclutato dalla gringa appena ha finito gli studi. Lui pensava di aver trovato un lavoro per la SB Corporation, una multinazionale farmaceutica con base in Bolivia. Ed è tutto vero. Ma non sapeva che prodotto fosse. Quando l'ha scoperto, non gli ha dato molta importanza. Guadagna più lui in un mese di tutti i suoi amici in 5 anni. E la parte migliore? Sono le donne. Tante donne. Ma soprattutto, per la prima volta nella vita, la gente lo rispettava.
La gringa ha piazzato Marcus all'istituto di chimica nella provincia di Libertad. Negli ultimi 3 anni ha insegnato ai membri del cartello come produrre cocaina di alta qualità. Certo, gran parte di quegli idioti non ha mai finito la seconda elementare, ma la materia che insegna è molto amata. E per Marcus la razionalizzazione è... Senti, faranno sempre la cocaina, faranno sempre un sacco di soldi. Tanto vale che sia io a farli, no? Hai ragione, Marcus, ma non per molto. Bene. Ok. Mokokoi. Ok, quindi possiamo fare due cose: o andare a fare direttamente la missione storia, oppure fare prima la missione secondaria. Direi di fare prima la missione secondaria. Andiamo. Facciamoci due chiacchiere e convinciamolo che lavorare con Santa Blanca fa male agli affari. Così infastidiamo un po' Eliaio. Ah, il prossimo è lui? Eh sì. Finalmente può succedere Eliaio. Ma Eliaio non è d'accordo. Oh, madonna. Questa cocaina è cruda, eh? Cosa? Va bene. È Gordon Ramsay. Ah, Eliaio ha visto... Eliaio ha visto un po' troppe puntate di Hotel da Incubo. Cucine da Incubo. È schizzo. Mamma mia, le lentezze di questi mezzi di trasporto. Il ghiaio. Ma qualcuno si era messo a guardare e poi si è andato io. Chi è stato? Chi è stato? Dov'è il campo della figlia? Carica innescata. Ma che ca... Drone in volo. Devo trovare un tizio. In giro in sto casino. C'è nessuno, c'è letteralmente nessuno. E no, sto guardando tutto con lo scanner qua. Allora, mi dice che è lì. Trova il carro. Non ci sono persone. Le porte non si può entrare. Vedimi dov'è il capo della raffineria. Vedimi dov'è, aspetta, forse questo tizio. Tu. No, non ci vedo. Vogliamo che stiano dalla nostra parte. Sempre è il mio porto. Ma la linea gialla ti porta semplicemente dentro nella... Vedo il capo della raffineria, sentiamo cosa ha da dirci. Ehi là, buongiorno. Che succede? Chi cazzo siete? Sì, recapitiamo un messaggio. Basta affari col cartello. Non so neanche di cosa parli. Balla finita. Il Santa Blanca prende i precursori da voi. Dovete smetterla. Questa azienda tiene in vita Libertad. Il Santa Blanca può farci chiudere quando vuole. Non posso permetterlo. Sì, allora senti qua. Se non smettete di rifornire il cartello, vi facciamo chiudere noi. Fanculo, merda del cazzo. Simpatico. Questo è più testardo del generale MacArthur. Ci tocca farlo con le cattive, allora. In sella, si va agli impianti petroliferi. Pigliamo la macchina. Che non è una macchina, comunque. Tra l'altro, appena insultato le 4 persone più pericolose. Più pericolose al mondo.
tranquillo lui, mi frega un cazzo. Via, ci vediamo lì. Ah, oh, lui è bello. Una macchina l'ho innescato il C4. No, oh, questo C4. Rubo questa all'unità. Sempre bello rubare le macchine. Vieni, vieni. Andate, vi raggiungo. Soprattutto è bellissima la loro macchina. Ecco un impianto petrolifero, distruggiamolo. Gestito dall'unità, no? Carica innescata in posizione. Che cazzo sta facendo? Aspetta che è buggato. È buggato. Ok, non era più buggato. Esposto in posizione. Bersaglio con mitra. Bersaglio mancato. Dietro potrebbe scoprirti. Ho un altro bersaglio. Bersaglio capo. Ho avvistato diversi sicari. Ditemi dove guardare. Vicino a quel pick up del castello. Non ho più neanche il cibo. Ah, è bastato fare questo. Ne vedo uno con i mitra. Con quello sono 5. Vedo un capitano. E lui non vede. Non sai più ci vuole. Vedo un capitano dell'unità dove c'è il container. Andiamo prima agli altri. Che almeno sono un attimo più tranquillo. Vado in posizione, una posizione migliore sulla traiettoria. Ce n'è uno che mi vede. C'è un bersaglio con mitra. Apri il fuoco. Mitra del cartello si attacca al mare. Qui tutto libero. Ok, manca molto. Ah, devo andare via da questo impianto petrolifero. Andare. Io riprendo la macchina dell'umidità. Voi andate, io arrivo subito. Com'è la strada? Mamma mia! Sei lontano. Vediamo questa cosa. Tutta bamposa. Visto prima che abbiamo cioppato il cioccolato. Non è pesante, molto buono. Ho detto, no, sono ancora più forte. Molto buono, lo dico, come fa a produrre il buono. Solo la torta, no, la cheesecake, la cheesecake, la cheesecake, la vita, era troppo mentosa, ecco, per una volta. Ma come fa a produrre? Valentissimo. Mi sembrava andasse più veloce di questa cosa. Lo sospettati da chi? Intanto c'ha qui il lag un po'. Che non mi sta più così preciso. Mi sembra questa luce. Sì, no, no, volevo vedere, sì. Cioè, avevo pensato di girare. Di arrivarci a piedi. Ecco l'ultimo impianto petrolifero, facciamolo saltare.
Ho innescato il C4. Però può essere una cosa folle questo bug. Mica tanto. Se non vuoi farti scoprire, vuoi far saltare la macchina. Sì, ma poi non puoi usare le armi. Sai. Prima faceva molto meno, eh. Adesso sto facendo tutto a volte. Comunque non ho ancora fatto il rifornimento di munizioni. Raggiungo la posizione. Buon bersaglio. Fammi trovare una buona posizione. Secondo bersaglio. Merda, mi serve una buona posizione. Acquisito. Indietro, così ti vedono. Pronto, quando vuoi. Apro il fuoco. Abbiamo preso il posto. Fuoco, fuoco, fuoco! Ci sono individuato. Ricevuto. Sì, ci sono. Ok, posto. Ma li hanno ammazzati tutti. Merda, abbiamo compagnia. Quasi. Sparo. Arrivano in forza. Ne arrivano altri. L'ultimo impianto petrolifero. Parliamo con il capo della via Bigas e vediamo se riusciamo a convincerlo a non lavorare più con il cartello. Allora, abbiamo massacrato tutta l'unità. Bersaglio a terra. Dobbiamo tirare giù questi qua che abbiamo fatto in forza. Che ne mancano un paio. Perché io voglio riprendermi la cosa, visto che non abbiamo altre linee. Non sparate a quello, cioè. Figa, una roba a cui non dovete sparare, cazzo, è l'elicottero dell'unità. Torniamo da dove, diciamo, da dove siamo venuti e riparliamo con quello che sarà felicissimo di rivederci. Ci aveva sottovalutato. Io volevo uccidere, ma mi sa che mi falliva la missione. Sarebbe stato più divertente, cioè. Ah sì, va. Poi ammazzare anche un po' di civili, penso. No! Hanno paura. Mi vedono già abbastanza. Bello questo ATV, devo una po' di dato. C'è. E qua lui? Sì, è quello schifo per te. Carica innescata e in posizione. No, ma come non c'è? Si è materializzato. Vi ho già detto che la risposta è no. Ora è diverso. Il Santa Blanca ha promesso impianti sicuri. Ha fallito. L'accordo non vale più. Se smetto di rifornire il cartello, me fanno chiudere. E se importate precursori per il Santa Blanca, farò saltare ogni impianto della via Bigas rimasta. A te la scelta. E che scelta sarebbe? Sei esattamente come quelli del cartello. Non parliamo di me. Ma di te che fai la cosa giusta. Giusta? Non farmi ridere. Quindi non mi dai altra scelta, eh? Ma quando arriveranno i sicari a uccidermi, mi avrai sulla coscienza. Sopravviverò. Giù le armi, non dobbiamo spaventare questa gente. Vabbè. Va
Bene, ok, ora si è spaventato abbastanza. Abbiamo identificato il Buchon, un americano di nome Marcus Jensen. Sta andando a un incontro al mercato delle streghe. Trovate Jensen e portatemelo. C'è C4 sulla macchina. Sì. Ok, andiamo. Divertente. Dopo lo faccio saltare. Ah no, aspetta, dobbiamo catturarlo. Sì. Che tu conto. Io voglio ammazzarlo. Voglio ammazzare anche gli AI. Voglio far fuori di cattivelli, cazzo. Voglio piazzare il C4 addosso e farlo esplodere. Questo sul coglione. Anche la griglia. La griglia l'abbiamo già catturata. Era la bionda che stava male. Scusa, non la griglia. La Nadia. La Nadia. Mirreina. Cristo santo, ma ti sembra una strada questa? Ha senso uno. No, non era senso uno. Raggiungiamo il mercato delle streghe con la macchina. Siamo nel mercato delle streghe. È il mercato della Sprujas. I locali ci comprano ciondoli portafortuna, pozioni d'amore e maledizioni per i nemici. Non mi dire. Se l'informazione è corretta, Jensen sarà qui da qualche parte. Che cazzo ci fa uno come Jensen in un posto come questo? Qualunque cosa sia, non è niente di buono, fidati. Proteggiamolo. Vedo Jensen, prendiamolo vivo. Allora sono già andati lì. Sì. Sì, vabbè, adesso ci seguiranno. Sono uno scienziato. Mani. Sulle mani. Subito. Fascisti di merda. Non avete il diritto. Sono un cittadino americano. Resta dove sei e tieni le mani sulla testa. Non farmelo ripetere. Sì. Altrimenti. Cazzo, se sto scappando. Il tenente in fuga. Proiettami le mani di dosso! Provaci ancora e ti piazzo un proiettile in entrambe le gambe, hai capito? Ora zitto e cammina. Possiamo rubare un elicottero. Perché quelle strade non è che sono molto... Inaccettabile! Non potete arrestare qualcuno solo perché si trova in un cazzo di mercato! Non ci provare, Jensen. Sappiamo che lavori per il cartello. Non capisco una cosa, sei uno scienziato, no? Allora cosa cazzo ci facevi in un posto come il mercato delle streghe? Processare la cocaina non è solo questione di solventi e reagenti. Non come la processo io, almeno. Prendo delle polveri dai glucos che velocizzano il risultato e creano una cocaina più potente. Sì, tipo? Tipo che... Fottiti! Sono informazioni riservate. Vuoi la mia ricetta segreta? Caccia i soldi! Ah, non sono contento di scherzo. Ti prenderei quella per scappare, ti devi fare un po'. Facile questa missione. Sì, infatti. Cioè. Ci aveva al massimo delle stelle questa provincia. Non abbiamo fatto per niente fatica. Magari c'è. No, faccio la chiesa al bacino. Te. Stronzetto. Carica innescata. Oh, che angoscia. Prendi. Dietro! Sono uno scienziato! Ancora, hai già detto. Estraiamo sto stronzo. Non avete nessun diritto, capito? Non avete giurisdizione legale qui. E anche in quel caso sarei comunque un cittadino americano con un visto in regola.
Stai facilitando la produzione di una sostanza illegale. Una sostanza illegale che mantiene un branco di assassini e stupratori. Non è un problema mio. Non punto a nessuno la pistola alla testa. Io non obbligo nessuno a drogarsi. La gente fa le sue scelte. È il concetto stesso di libero arbitrio. Molto bene. Portalo fuori e sparagli in testa. Ehi! Cavolo! È vero, Marcus, non abbiamo giurisdizione in Bolivia. Quindi esercito la mia libertà individuale e chiedo al mio collega di ficcarti un bel proiettile nel cervello. Hai qualcosa da dire? Senti, forse possiamo... possiamo fare una specie di accordo. Certo che sì. Tu parli e io non ti ficco un proiettile in quella testa da sociopatico. Scherzo. Ok. Ok. Vi dirò quello che volete sapere. Non chiedo altro. Sì. Ottimo. Ci sono cose belle. Qui Boma, ottimo lavoro a libertarvi. Per Margensen ha bloccato la formazione nella provincia. No. La perdita dei precursori chimici della via Bigas ha paralizzato la produzione. Il cartello perderà milioni di dollari di cocaina al giorno. Infliggeremo un duro colpo. Ha ricevuto. Grazie per la buona notizia. Passiamo alla prossima zona operativa. Sono Matteo o è il diario? Penso faremo il diario, penso. Okay. Abbiamo destabilizzato tutto. Ora ho ucciso il mondo. Il grande scrittore Balzac disse: chi ha una famiglia diventa ostaggio della sorte. Ho detto a Eliaio che avevamo qualcosa in comune. Ormai siamo troppo vecchi per ricominciare. Io con un cartello, tu invece con una famiglia. Abbiamo una nuova arma che mi pare bellissima. Aspetta. Se me l'hanno ridotta male. Se me l'hanno ridotta male l'effetto. Sono Boma. Pare che i danni che avete causato alla rete di produzione del cartello abbiano dato i loro frutti. Ossia? Obbligare la gringa e l'Iaio a diminuire la purezza della cocaina ha fatto crollare i prezzi e ha danneggiato la reputazione del cartello. Come mi dispiace. Noi cosa facciamo? Abbiamo preso la gringa, ma non basta. L'Iaio sta gestendo la produzione mentre il cartello lo tiene prigioniero in casa sua. Estraete l'Iaio e portatelo a un punto d'incontro. Oh. Ci sarà forte resistenza. In caso di fuga, le guardie hanno l'ordine di sparare. Roger. Dove devo andare? Ah no, sì, sto vedendo dove. Quindi questa mi sembra una missione come quello che si è suicidato in casa. O lo prendiamo oppure quando se scappa lo sparano. No, è come quello là. Come quello nella villa che si è suicidato appena sentito che sparavamo. Ti ricordi? Non mi ricordo il nome. No, ma lui non credo che si suiciderà. Eliaio non ha più i favori del cartello. Portatelo dentro, è il momento di fargli un'offerta. Trasferiamoci. No, secondo me è più come quello della gringa. Che era in casa sua. Che era chiusa in casa sua e non poteva scappare. Ok, ci siamo. Prendo la moto. Distruggere le miniere d'oro. Ho la moto. Ho soldi del cartello, però. Andate, no. Ci vediamo dopo. Cazzo. Alle forze ribelli avrebbe fatto comodo. È una di quelle piantagioni legali di coca. Quindi qui possiamo avere della coca legale? Per l'altitudine? Sì, per l'altitudine. No, niente coca per te. Lo sai, la prima cosa che ci faranno fare una volta a casa sarà un bel esame delle urine. Ma l'altitudine è sempre più faticoso respirare. Daci. Aspetti, bella. Il posto è questo. Facciamo le cose con calma. Se il cartello scopre che siamo qui, uccideranno subito. Sono detto io. No, beh, non pensavo che fosse andato giù. Ho un'altra versione traiettoria. Cazzo, è eccessivo.
Bersaglio marcato, ma c'è un civile vicino. Vedo un bersaglio, ci sono molti civili vicini. Ne ho un altro, sono 5. Intanto facciamo fuori questi due. Fuori. Nelle macchine non c'è nessuno. No, non posso. Perché se lì dentro c'è qualcuno e mi vedono, cioè vedono che quello è morto, uno dei due è morto, diventa un casino. Quindi faccio prima ammazzare i due fuori, poi provare ad entrare con molta calma. Aspetta, faccio fare una ricognizione ai livelli. Che in teoria. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Adesso aspetto, li marco tutti e tre e li ammazzo. 4 secondi. Posto in posizione. Devo trovare una posizione migliore o vado in posizione. Roger, bersaglio acquisito. Ho perso il mio bersaglio. Roger, bersaglio marcato. Sì, sì. Poi mi sono acquisito. Sì, ma perché ci sarà il mondo dopo per andare via. Sicuro, ora come scappiamo ci sarà. Andiamo a una macchina. Oh, sì, prendo quella lì con la mia tecnologia. Sì, prendo quella lì. Ok, bersaglio marcato. Non ho una linea di tiro. Occhio civile, rischiamo di uccidere la terra. Occhio ai bersagli. Ti scopriranno indietro. Sì, se lo uccidessero, cioè. Di là che è? È lì nella tua stanza. Di qua, no, è di là. È fuori. No, ascolta, per favore. Lo so quanto ci vuole per un raccolto, però. Libero da questa parte. Perché il sogno alla mia famiglia le farà del male se non produciamo abbastanza. Conosco la legge. Fate lavorare. Vamonos, ti portiamo al sicuro. Non posso. Se gli uomini del sogno lo scoprono, la mia famiglia morirà. Non abbiamo neanche un elicottero. Ci servirebbe un elicottero. Ok. Dove che... Ah, qui lo dobbiamo estrarre. Mi sembra troppo facile. Un attimo, guido io. Facciamolo. No, però vabbè, effettivamente. Non ho ancora detto chi siete. Ho sentito voci sui fantasmi che bruciano edifici. Fanno sparire cose. Fanno sparire persone. Pensavo che fossero solo superstizioni. Non lo sono, e se collabori ti proteggeremo. Collaboro se voi proteggete la mia famiglia. Dovremmo salvare la sua famiglia. Cosa vi state portando? Da una persona che vuole farti qualche domanda sulle tue attività con il cartello. Vi dirò quello che volete sapere, ma solo se la mia famiglia è al sicuro. L'incontro è qui vicino, ma non rilassiamoci. Vediamo che torneremo presto in azione. Roger. Oh, prendi. Ok. Estraiamo il simpaticone. Che però è stato uno dei più gentili. Sì, è vero. Dovevo immaginarlo. Che la CIA avrebbe mandato i suoi sicari.
Simon Bolivar diceva che gli Stati Uniti avrebbero causato la rovina delle Americhe. Ora quella rovina si è abbattuta su di me. E il sogno alla sua famiglia? Dovevate pensarci. Questi quattro operatori sono la tua possibilità di salvare la tua famiglia. Preferisci giocare o seppellire altri cari? Salvate i miei, poi deciderò se parlare. Va bene, andiamo a prendere i suoi parenti. Questo qua veramente mi sta sulla. Ciao Chui e la famiglia di Yayo in un villaggio. Villaggio chiamato Baia Floresta. Dobbiamo fare in fretta. Se il sogno scopre che è scappato, la sua famiglia muore. Adesso andiamo in ribesso. Super tornato in ribesso. Allora. Sì. Ci avviciniamo a Baia Floresta. La moglie e il figlio di Yayo sono da qualche parte nel villaggio, occhi aperti. Possiamo fare una strage? Non credo. Controllate i bersagli, ci sono civili ovunque. Sì, qui sì. Credo, non c'è scritto. Non c'è scritto che non mi devo fare vedere. Marco il bersaglio, occhio alla mente. Ne vedo uno con i mitra. Vado a rilasciare. Sì, penso di poter rifare la missione. No, poi cioè, se non c'è scritto senza farti scoprire, cioè, se non è specificato. Perché tu per dirmi quando non mi devo far scoprire lo devo dire, cioè non è che arrivo e so che non mi devo far scoprire. Come va là fuori? Il mio ospite è teso. Trovato la famiglia di Yayo? E stiamo lavorando. Capito, fate in fretta, ok? Sarebbe ironico se gli venisse un infarto mentre aspetta la moglie e il figlio. Roger, tenete d'occhio quei bambini. Devono starci alla larga. Che bambini? Ah, sono giù. Giù. Che aspettare che non si aiutano, Puntano alla moglie e al figlio. Fermateli. Non mi toccare. Calmati, Chui. Ci manda tuo padre. E tu ti aspetti che ci creda? Credi al cazzo che vuoi. Basta che stai zitto e fai quello che dico. Ora seguimi. Abbiamo i due pacchi. Portiamoli dal loro vecchio. Andiamo l'aereo. Cazzo. Sì, ma se si muovono. Non vedo più bersagli. No, beh, gli ho fatto sparare a loro. Sali. Bene. Smettila di sparare, invece. Ci siamo, siete al sicuro adesso. Era abbastanza. Rodolfo! Mi Rosita, stas bien? Sì, mi vita. Papà, in che guai oggi hai trascinato, vecchio? Ti ho appena tolto dai guai, sai? Non aspettarti che ci creda. Voi Yankee non fate altro che portare problemi in Bolivia.
Sarò troppo giovane per aver marciato coi Cocaleros, ma ho visto le cicatrici di quelli pestati. Ma piantala. Basta con queste stronzate anti-americane. Non siamo il nemico. Ma non siete certo amici? Calma, dai. Ho fatto patti con molti diavoli nella mia vita. E l'ho sempre fatto per proteggere la mia famiglia, per il bene della mia gente, per il bene dei Cocaleros. Adesso ho fatto un patto con te, agente Bowman. So che me ne pentirò, ma per ora ci permetterà di sopravvivere. Oh, meno male. Rodolfo. Che sogno, sarei incazzato io. Bowman ha quello che voleva. Non è contento nessuno, ma sembra di sì. Ingrati. Lo sanno che gli abbiamo salvato la vita, vero? Io so solo che il cartello farà fatica a produrre cocaina senza gli aia. Non si sfamano gli affamati senza cibo. Non si curano i malati senza medicine. Non si soddisfa una domanda senza prodotto. Con la produzione di cocaina in ginocchio, la nostra fetta di mercato diminuiva a vista d'occhio. Abbiamo aumentato i prezzi. Una soluzione temporanea. Avremmo dovuto importare dal Perù e dalla Colombia. Investire più in metanfetamine e MDMA. Un'impresa lunga e costosa. Ci sarebbero voluti anni. Non avevo scelta. Dopo troppo tempo senza paga, i lavoratori sarebbero stati incontrollabili. Ma i più grandi sconfitti erano i boliviani. Non avevano più lavoro. Non sapevano come supportare le famiglie. Potevano solo aspettare e vedere chi sarebbe stato a prendersi le piantagioni di coca. Ricevuto. Ok, ora abbiamo fatto fuori anche gli aia. Tra un po' ci chiamerà. Dove andiamo? Dipende. Sì, direi di andare o qua. Così almeno poi ci ammazziamo anche lei. Che lui è un attimino più difficile, secondo me, perché c'è di mezzo quelli della sicurezza che sono. Come si dice? Quelli dell'Unidad, comunque. E sono due province difficili, questa e questa qua sono piuttosto difficili. Invece qua c'è uno random. Il contrabbando in realtà non è molto connesso al resto. Media luna e anche cammina. Per adesso potremmo fare o Koani o Remanza. Vediamo. Koani o Remanza. Troppo. No, andiamo a Koani, dai, che è più difficile. Perché non c'è niente per spostarmi fino di là? Che palle. Andrà a Koani. Non a media luna. Andrà a Koani e andrò a Koani. Non posso perché sto combattendo. Ora non sto più combattendo. Dov'è sto posto? Per oscure ragioni non esiste una. A Mokokoyo non abbiamo. Non abbiamo Mokokoyo Charlie. Mokokoyo. Aiuto. Dai, ma neanche un elicottero, neanche un aereo. Non posso credere che avete eliminato Antonio. Dio mio, il cartello è un'azienda senza un prodotto. Per tutta quella polizia. Facciamolo. Il Santa Blanca. Andate, vi raggiungo. Ah, ecco, adesso comunque mi sta arrivando la chiamata. Hola, camarada. Ho delle informazioni molto importanti per te. Che è successo? Sì, è il sogno. Uno dei miei uomini dice di averlo visto. Siamo in Bolivia da un po' ed è la prima volta che uno che non è del cartello dice di aver visto il sogno. Chi sarebbe quest'uomo? Fai bene a essere diffidente. Le informazioni non sono chiare. Che verissimo. Ma con i recenti successi abbiamo portato il sogno allo scoperto. Non ha più Buchones per gestire i suoi affari. La nostra occasione, nomada, per cacciare il cartello dalla Bolivia. Un V
Inviaci le coordinate dell'incontro, ci faremo trovare lì. Tanto non ci sarà nessuno. Dai, ma figa, c'hai cioè uno dei posti più difficili del mondo. Pak Katari ci ha detto che uno dei suoi ribelli ha scoperto dove si trova il sogno. Parlate con il ribelle e scoprite quello che sa. Va bene, trasferiamoci. Così ci spiegherà tutto di una nuova regione che io non volevo fare. Ma vabbè, a questo punto la faremo. Istante, siamo lì. Ok, e anche qua uno straccio di mezzo di trasporto. Dobbiamo superare la montagna. C'è l'aeroporto, però. Il denaro rubato al cartello è una benedizione. Vado a cellulare di aereo. Ho sentito che Katari l'ha usato per comprare nuove attrezzature. Rubo una moto. Ma a parte che, cioè, noi abbiamo una roba che io non ho ancora utilizzato. Cioè? Possiamo farci consegnare i veicoli. Ah. Ho chiesto ai ribelli di farci avere un veicolo. Ora, Yankee, ecco il tuo elicottero. Dove? Lì. Cioè, voglio dire, ce l'abbiamo. Infatti. Un minuto, ogni minuto possiamo farci consegnare un... Piloto io. Ci spareranno, eh. Ci spareranno come arriviamo su di noi. Sì, ma anche te. Le rotoballe. Ho capito. Vado a rubare un aereo. Guido io la moto. È inutile. Oggi gli elicotteri. Ma... No, gli elicotteri. Oggi sto andando a sbattere contro le cose, dai. Ora rubo un aereo. Ora anche contro le lapidi vado a sbattere. Aereo unità di navicino. Aeroporto Barbecho su più avanti. Occhio, lo controlla il Santa Blanca. Come fa un cartello della droga a prendersi un aeroporto? Quando ti minacciano di abbattere ogni aereo che decolla, dopo un po' preferisci andare in treno. Ho capito. Morti tutti. C'erano due persone in tutta la porta contro lui. Prendiamo un aereo, prendiamo. Andiamo. Forse con quello non muoio su. Prendiamo questo. Per una volta. Si è preso le miniere, ha assunto la Barbecho Strata per coordinare gli scavi. Il suo capo è un pezzo di merda in ogni caso e lui è intrappolato un chilometro sottoterra. Facciamo che ti ricordi un altro perché... Che devo salire sì, devo togliere la radio. Perché lui non se lo ricorda in automatico, non so per quale cazzo di ragione. No. C'è un ripetitore. Disattiviamolo per ostacolare le comunicazioni del cartello. Bowman, qui Nomad. Siamo a Mount York. Cosa ci puoi dire? Mount York è il campo di addestramento militare principale del Santa Blanca. Ce ne sono vari nella provincia, con reclute da tutto il Sud America. El Muro sta spendendo cifre folli per assumere ex membri delle forze speciali per addestrare le reclute del cartello. Dicono che l'istruttore capo provenga dall'esercito americano, ma non sappiamo molto altro. Dovete trovare informazioni sulle operazioni di addestramento del cartello e identificare l'istruttore capo. Ricevuto, Bowman. Ci pensiamo noi.
Sì, intanto dobbiamo andare a parlare con questo. L'incontro è qui. Qualcosa non quadra. Forza, muoviamoci. Merda, c'è un cadavere. Quel leader ribelle, Amaru. L'avevamo liberato dal cartello. Sto cercando di chiamare Pak, ma non riesco. Forse Pak e i suoi ribelli si sono scontrati col cartello e ora Pak è in fuga. Non sembra che ci sia stato un grande scontro. Chiamo Bowman, forse ha notizie da Pak. Bowman, abbiamo un problema. Abbiamo un incontro con Pak e uno dei suoi. Con Pak? Ma dove sei? Ascolta, invece di Pak abbiamo trovato Amaru. È stato ucciso. Hai notizie di Katari? Pak e Katari è qui con me a Pukara. Bowman. Imbuscato. Che diavolo succede? Non lo so, ma dobbiamo raggiungere Bowman, presto. Non avrei mai pensato di dire una cosa simile di un agente della CIA, ma se le fanno del male, do fuoco all'intero paese. E io ti passo i fiammiferi. Bowman ha detto che era con Pak, poi si è interrotta la chiamata. Dov'è? Cazzo. Dov'è che aveva detto che? Ma magari doveva finire la chiamata per... No, l'aveva detto. Ah, vabbè. Forse è caduta la chiamata satellitare. Forse Pak ci ha fregato. Weaver, andiamo da Bowman. Ok. Raggiungi Bowman. Ci sono, via. E a Paradiso. Merda. Non si cosa. Non parte. E dobbiamo andare qua per forza. Pokara Delta. Non parte l'aereo. Perché siamo nella merda. Siamo bloccati lì. Into the shit. E perché ci avrebbe aiutato poi tradito? No, ma non ci ha tradito. Ha detto lui, Pak ci ha ingannati. No, scusa, è merda. Con DJ Perico. Che loco con il discorso di paccatare tutto il resto. E il sogno ha fatto la tigre. Ma cazzo parla, mio? E scommetto che ci si sente pure. Ma cazzo qua? Che loco, figa! Ci prenderà di voci diverse. C'è boh? Troppo con i salti. Che macchia. DJ Perico! Devi fare la prima attenzione. Dove va? Paccatari. Cosa ha fatto? Ci ha traditi. Ecco, tornato. Ci hanno usato come diversivo. Diversivo da cosa? Sogno. I ribelli hanno scoperto dov'è. Andate al mausoleo, ci vediamo lì. Ma che palle, minchia. Nomad. Sai che significa, vero? Da questo momento, Pak e i ribelli non sono più nostri alleati. Beh. Ottimo. Ora, se li investi... Io comunque... Ah. Contatto, nemici ribelli! Non puoi più... Perché non è che siamo mai stati dei drone. Granata. Ah, abbiamo 10 minuti per raggiungere il mausoleo. Allora prendiamo subito sta roba. Muoviamoci.
pure lontano. A parte più scuro, sono tipo mezzo giorno. Cioè. Hola, camarada. Buck, cosa cazzo hai in mente di fare? La stessa cosa che cerchi di fare tu. Lotto per il bene del mio paese. E il sogno morirà in terra boliviana. Devono saperlo i miei uomini. Il governo, gli altri cartelli. I ribelli non sono schiavi degli americani. Siamo forti anche da soli. Per questo hai ucciso Amaru, perché non era abbastanza forte. Amaru era un idealista. Ideali stupendi. Ma gli ideali non sfamano la gente. Non creano eserciti. Gli ideali non fanno cadere i governi corrotti. Nemmeno far morire la tua gente. I miei sanno che se muoiono oggi, domani ritorneranno a decine di migliaia. Non per questo sarà meno doloroso. Se c'è una cosa che ho imparato ad accettare in questa vita, è il dolore. Una lezione che presto insegnerò a il sogno. E ora, se non vuoi fare la stessa fine, ti consiglio di lasciare la Bolivia. Grazie per il tuo aiuto. Adios, camarada. Chiedo scusa, sto passando da un posto dove non potrei passare. Scusate. Grazie. Questi mica non si Ah, sono loro che stanno sparando. Cazzo, ho sbagliato strada. Quello lì con la mitragliatrice pesante, no? Per caso, può abbattere l'elicottero. Infatti lui si spara. Figa, ci stanno tutto. Figa, lo abbatto io con la mia mitragliatrice dopo un mezzo secondo. Questi mausolei fanno tenerezza, rispetto. Un secondo. Questa non è una strada. Vale. Il loro tenente cerca di scappare. Far fuori tutti. Fregatene del camion. Un momento. Questi mausolei fanno tenerezza rispetto agli altri. Un secondo. Bello com'è. La strada sia tranquillamente percorribile lo stesso. Tornando al tuo discorso, questi mausolei fanno tenerezza rispetto agli altri. L'SB li costruisce per i Buchones. Per appagare il mio ego voglio qualcosa del genere quando morirò. Sei dei SEAL? Perché non ho minchia. Avrà fatto tipo 80 volte sto discorso, cazzo. Un po' di frasi in più non guastava. Considerata la longevità del gioco. Sono arrivati in metà del tempo. Ma sì, il tempo ci sono due passi. Sì, a parte quello delle operazioni. Devo raggiungere proprio il mausoleo, ma non andiamo così pronti. Scentro con il cazzo di Giappone. Dai. Serviva l'elicottero. Abbiamo sollevato un vespaio. Ci siete? Aprite il fuoco. Ricevuto. Andiamo. Su, muoviamoci. Elicottero, giù. Che cazzo? Elicottero, a terra. Via.
Vai al riparo. Bello, perché i due elicotteri di unità se ne sono altamente sbattuti i coglioni. Vabbè, certo. Sono scartavetrati le palle. Ciao. Aspetta. Tranquillo, poi sì, arriva. Cioè. Tanto sarà vivo. Fa vedere le mani, ora! Lo farei, ma purtroppo ora le mie mani sono occupate. Dov'è? Voglio vedere il grande capo. Mettila giù. Come vuoi. Adios, signor Katari. Hai 5 secondi per inginocchiarti e unire le mani prima che ti spari un colpo in fronte. È meglio se rispondi al telefono, agente Bowman. Pronto? Signore? Sì. Sì, non capisco. Signore, non è possibile. Le dico che non è... La prego, glielo sto chiedendo. Signore. Sì, capisco. Dovrà lasciare la banda. Cazzo, cazzo, cazzo! Bowman. Vaffanculo, cazzo! Bowman, che c'è? Bowman! Gli hanno dato l'immunità. Ha fatto un accordo e... Accordo cazzo! Con chi? Con il Ministero della Giustizia. Un momento, stai dicendo... Ha offerto le teste di altri 4 cartelli, più altri 3 gruppi che trafficano eroina. La concorrenza. Come cazzo è possibile? Come ho detto prima, se hai il potere, tutto il resto viene da sé. Ora, se non vi spiace, signora Bowman... A quanto pare ieri eri la mia avversaria e oggi non sei altro che la mia autista. Portami dai tuoi superiori. Mi dispiace. Oh, ma no! Ebbè. No. Il sogno è morto. Se mi state guardando, vuol dire che ho ucciso il sogno. Molti penseranno che ho perso la testa, che ho agito di impulso, per vendetta. Fanculo, si sbagliano. Sapevo bene quello che facevo. Quel pezzo di merda, quel mostro, ha torturato il mio amico. L'ha ucciso. Ha decapitato il mio partner. Massacrato persone,
E la passa liscia? No, mi spiace, ma io non ci sto. Con quello che il sogno sapeva di Ricky Sandoval, sarebbe stato inarrestabile. Quiz a sorpresa, che succede se dai l'immunità a un signore della droga? Din 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 din! Hai vinto un dittatore. Uccidere un boss della droga è un conto, ma un dittatore. Non bastano 4 operativi per riuscirci. La mia carriera, la mia libertà, la mia vita non valgono più del futuro del Sud America. Ovviamente non tutti sono d'accordo. Per questo il mio destino è in una prigione federale, con un'accusa di omicidio e una bella tuta arancione per i prossimi 45 anni. La CIA avrà dichiarato al mondo intero che l'operativo in questione non è più alle nostre dipendenze. Agito in aperta violazione degli ordini ricevuti dai suoi superiori. Le sue azioni hanno pregiudicato gli sforzi compiuti dalla nostra intelligence, tanto nel paese quanto all'estero. E sapete, hanno ragione. Io avrei fatto lo stesso al loro posto. Non ce l'ho con loro. Spero che non lascino la Bolivia. Senza Pak Katari, i ribelli finiranno per farsi la guerra fra di loro. L'Unidad farà un patto con la nuova organizzazione criminale di turno. E i reduci del Santa Blanca si divideranno formando nuovi cartelli, con nomi come Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia e Los Hijos del Sueño. Continueranno a uccidersi a vicenda per la coca. Se Dio avesse saputo quanta morte avrebbe portato la coca, l'avrebbe creata lo stesso. Forse l'ha fatto proprio per quello. Non so cosa pensare. Ma non sta a me rispondere. Vi lascio così. Con le ultime parole di Augusto, fondatore nonché primo imperatore di Roma. Vi è piaciuta la commedia? Allora applaudite la mia uscita. Cioè, quindi hai finito il gioco. Passo e chiudo. No, è impossibile, non posso aver finito il gioco. Scusa, eh. Sì, vabbè, finito il gioco, ok. Risaltiamo questo. E ci sarà un'altra parte di... Cioè, ok, ho finito il gioco, ma... Vabbè, fatti. Sì, oh, oh, oh! Comunque ci sarà un botto di roba ancora da fare, cioè dobbiamo destabilizzare tutti. Scusa, eh. Qua c'era l'elicottero, non c'è nessuno. Aiuto! Scusa, eh. È finita la storia principale. Magari se continuiamo in modo diverso. No, perché scusa, eh? Cioè noi comunque abbiamo altra roba da fare, i vari. Cioè, vedi? Io qua ho delle informazioni da andare a prendere, per dire. Mm-hmm. E anche qua avrò sicuramente delle indagini da fare. Cioè, ci sarà qualcosa da fare. Arriva un elicottero. Ti metto io ai comandi. Senza farci distruggere. Fanculo. Cazzo. Ma che cazzo? Vabbè, abbiamo ucciso il sogno. Cioè, lei ha ucciso il sogno. Noi non c'entriamo niente. Guarda per caso se c'è un altro sogno. Ok. Aspetta, complimenti, il sogno è finito. Ma hai ok, vedi? Hai destabilizzato solo il 69% del cartello. Le missioni legate ai contenuti aggiuntivi non contano. Sei tornato in Bolivia con Bowman e la ribellione. Perché? Completa il 100% delle missioni e sblocca un nuovo finale. Ah, ok. Quindi... Ok, sì, quindi c'è un altro finale. Sì.
Ma pur avendo finito in quel modo, no? Possiamo comunque continuare e senza ricaricare la partita come se non l'avessimo ucciso. Sì, no, cioè nel senso, noi l'abbiamo ucciso, no? Mm-hmm. E abbiamo finito. Però c'è un secondo finale che noi non abbiamo ancora cosato. Sì. Che è appunto quello di cosa? Di quello di finire il gioco completamente senza i contenuti aggiuntivi, ovviamente. Direi principalmente quello. Beh, comunque abbiamo ancora parecchie robe da fare. Oi, oi, oi. Ora i ribelli sono di nuovo con noi. Dobbiamo andare a prendere quei dati. Servono le armi di questa provincia. Ah, abbiamo una nuova arma. Aspetta. Abbiamo l'arma di El Sueño. Ok, ce l'abbiamo. Silenzio. Oh Dio. Porca troia. Un bel fucile a pompa. Comunque non mi serve. Continuerò a tenere il mio fucile di precisione. Fidato. Che era il questo? Bene, va bene uno qualsiasi in realtà. Bene anche questo. Ah no, questo non può avere il coso. Però se in questo. Andiamo. Non con questa cosa scritta. Dove eravamo? Ok, quindi abbiamo ucciso il sogno e. Bah. Onestamente non mi sembrava bellissimo il finale, eh. Cioè, finale un po' del cazzo. Meno male che adesso, vabbè, adesso abbiamo cambiato la storia. Cioè, nel senso, non c'è stata quella parte lì. Come se non ci fosse stata, capito? Quindi questo. Secondo me. Sì, in teoria sì, ma sono adesso ammazzato. Che credo, eh. Però che sono mappa sia così. Vero. Ma sì, ma è ovvio che lo segnerà in rosso, però. Ah, ok. Cioè, ok, sì, l'abbiamo. Cioè, lo abbiamo ammazzato. Mm-hmm. Però. Magari, cioè, andando avanti, ammazzando loro, cioè, sicuramente ci sarà un'altra roba su di loro. Cioè, per forza, perché non è che lo posso far fare a. Cioè non è che si metterà a parlare di una storia differente, cioè parlerà di El Sueño che è ancora lì. Per forza, cioè. Non è che può dire. Non credo. Il gioco è fatto abbastanza bene. Vediamo. Loro ridono. Ne vedo uno con i mitra. E io c'ho. Allora. Mi servirebbero altre cache dati, però vabbè. Andiamo qua a sto punto. Guido io. Ah, vedi, adesso mi hai cliccato sulla. Vediamo. Su cosa? Non te la dava la luce. No, le informazioni non me le dava. Anche perché ha detto sei tornato con Bowman e i ribelli. Adesso guarda quando prendiamo le robe ce lo dirà comunque. Figa, è questa la base? Sì, questa. Attenzione alla torretta. Qui c'è l'allarme. Era l'ultimo allarme. Niente più rinforzi. Elicottero dell'unità, da giù.
male. Granata! Ho tolto la corrente. Puta madre! Voi quelli lì si muovono? Ci siete? Fuoco! Che culo. È una stazione di comunicazione del Santa Blanca. Buttiamo giù quella porta e spegniamo il terminale di controllo. Oh, so cazzo, cazzo, cazzo. Ok, fatto. Ho la posizione di un punto di rifornimento del cartello qui a Montuyoc. Sembra che fornisca il grosso delle armi e delle munizioni alla provincia. Se distruggiamo quelle scorte possiamo ostacolare le operazioni del cartello in tutta la provincia. Ok. Un'informazione. Dovremmo andare qua. E andiamo a questo. Io comunque non sto combattendo. Speriamo. Cercati da chi? Quelli là sono chiusi nella casa. L'unica rottura di balle di questa, di quest'arma è che è lentissima. Cioè non lentissima, scusa, è che deve, siccome è molto veloce a sparare, devi caricare a bestia. No, voglio capire se effettivamente... Vabbè, adesso aspetta, possiamo anche fare una roba di questo tipo, per scoprire se c'è ancora la stazione. Abbiamo trovato le scorte di munizioni e colpi di mortaio per gli addestramenti a Montuyoc. Distruggete le scorte per fermare le operazioni nella provincia. Ok, lei c'è ancora. Non si sa bene per quale ragione. Guido io la moto. Valencia. Come? C'è un sicario laggiù, vicino al container. Sì, sì, un attimo. Ottimo, abbiamo scoperto dov'è il campo di addestramento principale del cartello qui a Montuyoc. Andiamo. Aspetta che c'è un dossier in slide. Sul divano. Tesserino militare di... Sarà lui. Allora. Ferito in Iraq nel 2005. Vabbè, allora sarà lui, per forza. Cioè, non è che c'è tanto da dire, Cioè, con un coso così... Scusa, perché... Ah, perché c'è un tenente lì. Che non abbiamo assolutamente fregato. Comunque con... cioè, con una... Con una targhetta del genere. Cioè, c'è uno stile di cattivo del genere. Aereo unità di avvicinamento giù. Io volevo uccidere di nuovo i ribelli. Che cazzo è qualcosa? Dopo ci andiamo. Vabbè, i cosi non scappano. Guarda una città. Mamma mia. 800 metri. C'è. Mamma mia. Dai, prendiamo le informazioni necessarie che ci serviranno nella prossima diretta. Ha senso, no?
Abbiamo un centro di comunicazione del cartello qui a Mount York. Potrebbe essere la svolta che ci serviva. Perché? Andiamo lì, rubiamo i registri dei messaggi e spediamo i dati a Bowman. Con un po' di fortuna puoi esaminarli e trovare l'identità del nostro istruttore misterioso. Ok. Però qua c'è un tenente. Dovrebbe. Via, ci vediamo lì. Attacco il nemico. Provaci. Che passo? Hai informazioni sul cartello qui. Gracias. Addio. Vediamo che belle armi si trovano in questa provincia. Oh, sì. Quello qua cosa si trova? E prendiamolo qua. È qua. Il visiere. Andiamo a prenderlo. Dov'è la mia moto? L'ho buttata per terra. Vale. Non voglio cospare la vita. Starà bene con i miei stivali. Sì, no, quello mi serve sempre. Se n'è andato. Se n'è andato, no, non lo vorrei fare. Io non volevo puntare quelle robe lì. Ah, ah. Cioè, non ci sono altre missioni? No. Ci sono tre missioni letteralmente in tutta la provincia. È una scusa. E allora vado nel lago. Oppure andiamo. Continuate a sparare. Continuate a sparare, stronzi! Vediamoci anche l'ultima arma. Bisogna vedere il fucile. Teoricamente dovrebbe essere un ultimo fucile da cerchio. Perché è quello che usano quelli del militare. Poi ci lanciamo da là, tipo a massima velocità nel lago della morte. Ti giuro, non so che cazzo di lago sia. Cosa nel lago se non ci posso più fare? Se muoio quando lo tocco, non so cosa fare. Tra poco. Prima andiamo a pigliare il lago. Ah, questa era la strada più breve, secondo me. È più comoda, bella, complimento, no? Che cottera per un daggio. Guarda che stronzo. Perché? Ci sarà una strada, c'è un punto su. No, mica tanto. Io faccio così. A un certo punto potevo anche richiedere un elicottero. Vorrei dire, eh? Potevo richiedere un elicottero. Anche per fare questi 1000 metri in questa direzione. La moto ce la può fare. La moto può portare solo. Dai. Però poi può portare solo. Andiamo. Se facevo tutta la strada ero ancora quella giù. Sono convinto di andare in questa. Sarà divertente la discesa. Cazzo di dietro. Aspetta. Ok. Ero pieno di cattivi. Sì, ok, è pieno. In realtà non è qua sopra, ma è là sotto. È sotto di me. Perché c'è un ingresso a un buio.
Vediamo. C'è un bersaglio con mitra. Indietro, indietro. Io non so dove andare, è enorme. Nemico marcato. Indietro, ti vedo. Sì, ma che cazzo me la fai sempre? Granata! Apri il fuoco! Chissà se di qua c'è qualcosa. Sì. Preso! Merda! Ma non è di qua. Granata! Mamma mia, niente. Capito, bisogna fare tutto ciò nella miniera. Ci siete? Fuoco, fuoco, fuoco! Oh, guarda come li ammazziamo tutti. Basta andare giù. Che cazzo sto andando? Non lo so. Sono in allerta. Beh, anche io sarei in allerta, considerato che è casino, cazzo. Che ho fatto? Vado. Uccisione confermata. Ah! No! A parte che secondo me era su uno. Non lo so, non l'ho vista. Secondo me sì, perché con più nemici più ti dice la perché cazzo sono andato. Lo con i mitra. Sì, non è fatto niente su. Quindi siamo arrivati fino al centro della miniera. Per niente. Perché di sopra. Questa miniera è abbastanza un coso comunque. A parte che non ha nulla della miniera, perché qua cosa dovrebbe esserci? Questa è la miniera. Abbiamo finito, tutto ok? Rinforzi in arrivo, perché non entrano. Rinforzi nemici in arrivo. Ma Kokoi. Sono lunghissime queste scaricazze. Scusa, io prima ero andato lì. Qualcuno è nervosito. Non posso passare. Sparo. Decisione confermata. Guarda, cosa? L'unico posto in cui posso andare è di qua. Infatti se guardi sulla minimappa. Gira, gira. No, ho girato prima, ma è di qua al massimo. Okay, sì. Perché là c'era il coso. Che facciamo? Adesso non fate niente che io lo dico. Un nuovo fucile, per favore. No. Dove cazzo è? Messer. Aha! Volume al massimo. Qual era quello che mi piaceva? Questo. Questo.
tornerà utile. Un po' lungo, sparare. Cioè, ce ne mette di tempo comunque. Aspetta che andiamo a sinistra. Lo ammazzo anche solo colpendo la magana. Ma sei morto. Abbiamo sparato al ginocchio. Bam, tutti morti. Una strage. Peccato che non c'era una cosa. Ottimo lavoro, ripuliamo e andiamocene. Una la cosa. Ripuliamo. Oh, ora vado a prendere la moto. È pure giorno. Così posso prendere la moto. Lanciarmi giù a folle velocità. Dalla montagna. Abbiamo sollevato un vespaio, abbiamo sparato un tizio. E abbiamo finito. Certo che questi tizi sono degli incapaci. Ho la moto. Per favore, inseguitemi. Attacco il nemico. Vi prego, inseguitemi. Mi stanno veramente inseguendo. Staranno dietro. Infatti. Non posso neanche pensare di starmi dietro. Sono troppo veloce, sono troppo sprint. Ho una moto. Ora muori. Yeah. Sono morti. E qua? Qui è tutto libero. Cioè non è niente. No. E sale. Tu sto casino. No? Tu vuoi venire a vedere? Ho preso questo qualcosa di strano. Invece non è un cazzo. Cioè non è letteralmente un cazzo. È famiglia. Avete paura? Non hanno paura delle armi. Io non hanno paura delle armi. Vabbè, comunque. Questa è la penisola. Ok, vabbè, abbiamo anche un bel paesaggio qui. Okay. Che cazzo. Ah, è esplosa la macchina dei signori. Allora, lui non guarda da questa parte. Tant'è. Ok. Sembrava a te adesso. Allora, quindi con 2 ore di live, come al solito, come di consueto ormai, io vi ringrazio per aver seguito fino a questo punto, vi auguro una buona cena, una buona qualsiasi altra cosa voi dobbiate fare, lo sapete, dai, ormai siete fedeli al canale, no? E, come è il sogno, insomma. E... nulla, cosa abbiamo fatto oggi? Ricapitolando, abbiamo ucciso. Non abbiamo, abbiamo salvato Eliaio e la sua famiglia. Questo ha portato allo scoperto il sogno. Siamo andati a prenderlo. Cioè, i ribelli ci hanno tradito. Siamo andati a prenderlo. Al cazzo di mausoleo di merda. E che cosa abbiamo fatto? Al mausoleo, cosa è successo? Che praticamente lui aveva fatto un patto con i governanti e aveva, cioè con il governo degli Stati Uniti, di dargli le 4 teste degli altri 4 capi dei vari cartelli in giro, ovvero la sua concorrenza, per l'immunità, e quindi non potevamo ucciderlo.
A Bowman sono girate un attimino le Madonne e gli ha sparato alle spalle, vigliacchissima peraltro. Doveva sparargli tranquillamente anche in faccia. E niente, quindi è morto. Bowman è stata incarcerata e fine. Però quello era uno dei due finali. Ora, appunto, ha spiegato il gioco che ci sarà un altro finale quando completeremo la destabilizzazione del cartello al 100%, ovvero quando ammazzeremo tutti, quindi anche la reginetta, il muro, la plaga, tutti. Non so se adesso ogni volta che ci sarà una varia, una, come si dice, una aiutami, non so se quando ci sarà una un vario boss da uccidere magari parlerà di El Sueño che è ancora vivo o dirà effettivamente che El Sueño è morto, anche se non credo che dirà che è morto perché Bowman adesso è tornata con noi, quindi probabilmente El Sueño adesso è ancora vivo anche se l'abbiamo già ucciso. Però vabbè, il finale dove muore l'abbiamo fatto. Ora ci sarà il finale dove magari morirà alla fine, magari non morirà, non lo sappiamo. Quindi probabilmente andrà avanti la storia normale, come se non fosse successo niente. Quindi nulla, io ancora vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento sempre qui ad una prossima live per vedere come andrà a finire effettivamente questo gioco. E abbiamo ancora un po' di roba da fare, abbiamo destabilizzato il cartello al 70% praticamente. E dobbiamo semplicemente riuscire ad ammazzare ancora, cioè abbiamo ancora effettivamente un po' di province da tirare giù, abbiamo ancora 3-4 persone nel contrabbando, i due sfigati più il boss secondario più la troiona, e poi dall'altra parte li abbiamo ancora praticamente tutti perché abbiamo ucciso soltanto Yuri e il Polito. Quindi ci sarà effettivamente un bel po' di roba da fare, ecco. Vedremo come andrà a finire. Ancora grazie per aver seguito fino a qua, vi sto addormentando, io vi saluto e noi ci vediamo sempre qui, sempre con altre live di 2 ore di questo gioco, saranno tutte di 2 ore. E buonanotte, fate i bravi, mangiate il salame e la carne che fa bene, e niente, comprate la coca da El Sueño che è contento. Ciao a tutti ragazzi.